Gianfranco Porcile, medico oncologo e presidente dell'Eco Istituto Reggio Emilia Genova. Quindi siamo qui per dire che cosa? Ma per riflettere sulla tragedia del crollo del Ponte Morandi e per vedere che cosa si deve e si può fare dopo questa evenienza veramente drammatica per la nostra città. Noi crediamo che sia un errore pensare soltanto alla ricostruzione del ponte in maniera semplice, come se bastasse questo. È necessario invece una riflessione profonda in maniera che ci sia una rivisitazione veramente fin dalle radici per tutti i problemi della città, a cominciare dalla mobilità, senza dimenticare però il problema dei rifiuti, il problema dell'accoglienza, il problema del verde pubblico. Ecco, come istituto avete fatto delle osservazioni al piano di monitoraggio, quali sono le vostre osservazioni? Ma sì, noi abbiamo preso in considerazione il piano ambientale che è stato stilato dal commissario Bucci e ci siamo soffermati in maniera particolare sul problema delle polveri, che ci sembra il problema più grosso. E in effetti questo piano affronta questo problema, ma a nostro parere non in maniera sufficientemente documentata e senza prevedere tutte le conseguenze che possono derivare dai superi relativamente alle centraline che sono state posizionate nella zona del cantiere, della demolizione, e che verranno posizionate nella zona della ricostruzione. Crediamo che si debba prendere in considerazione prima di tutto la salute dei cittadini, e quindi i determinanti ambientali sono molto importanti, sono fondamentali da questo punto di vista. Pensate che sia necessaria un'indagine epidemiologica per cercare di capire l'evoluzione dello stato di salute della popolazione interessata a questo evento che andrà avanti, immagino, per diversi mesi? Sì, sì, è assolutamente necessaria, direi indispensabile, una indagine epidemiologica sui fatti acuti, sulle malattie acute. Quindi non andiamo a studiare i tumori che magari hanno un tempo di latenza, cioè di insorgenza molto tardivo, magari dopo 10 o 20 anni, ma ci sono degli indicatori medici che possono essere raccolti nel giro di pochi mesi, che sono le bronchiti, le broncopolmoniti, le polmoniti, quindi tutte le malattie dell'albero respiratorio acute, con conseguenti ricoveri, e questi sono dati molto facili da raccogliere e possono dirci una informazione molto importante circa l'andamento della salute, specialmente per quanto riguarda le fasce più deboli dei nostri concittadini, quindi i bambini e anziani. Quindi diciamo, potremmo anche pensare che da questa cosa del ponte, questa tragedia, possa anche nascere, come dire, un'opportunità per fare le cose ben fatte anche per il resto della popolazione genovese? Ma sì, infatti io ho intitolato il mio intervento proprio l'infarto di Genova, perché secondo me il crollo del Ponte Morandi è da considerare come una persona che ha avuto un infarto, e al giorno d'oggi il 90% delle persone con un infarto guariscono, a patto che cambino lo stile di vita sbagliato che li ha portati a quella malattia, all'infarto in quel momento. Quindi è necessario una riflessione profonda della nostra città, capire dov'è che non va e cambiare profondamente, a cominciare dalla mobilità, privilegiando i mezzi pubblici, i mezzi ecologici e quant'altro.